Arrestato dai carabinieri un 27enne che deve rispondere di violenza sessuale e rapina, fa scattare le indagini due donne molestate sul sentiero Valtellina nel tratto di Villa di Tirano. La Valtellina fu tra le prime mete raggiunte in Europa occidentale dal padre della perestroica Gorbaciov, storica la sua visita del 15 novembre 1994 su invito della Banca Popolare di Sondrio. Vittoria per 3-1 della nuova Sondrio Calcio nel derby di Coppa Italia con la Colico d'Arviese, biancazzurri a segno con Lamia e Sheriff. Domenica parte il campionato di promozione, arriva la Grant Arcadia. Buonasera a tutti. In apertura la cronaca con l'arresto eseguito dai carabinieri. In carcere un 27enne che deve rispondere di gravi reati, violenza sessuale e rapina. A far scattare le indagini, due donne avvicinate sul sentiero Valtellina. Violenza sessuale, rapina e lesioni personali, queste le ipotesi di reato che hanno portato all'arresto di un 27enne di Villa di Tirano da parte dei carabinieri della compagnia di Tirano. I militari dell'arma, agli ordini del capitano Luca Rossi, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Sondrio. I fatti contestati sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì 25 agosto, lungo il sentiero Valtellina, nel comune di Villa. Due donne, in tempi diversi e mentre stavano pedalando lungo la pista ciclabile, sono state avvicinate da un uomo in sella a una bicicletta che ha tentato un approccio eccessivo e insistente. Nonostante le due vittime abbiano tentato di allontanarsi, lui è riuscito a palpeggiarle in diversi punti del corpo, nel tentativo di avere un rapporto sessuale, cosa che fortunatamente non si è verificata grazie alla rapida reazione delle due donne. Una è stata fatta cadere dalla bicicletta, ha riportato alcune lesioni non gravi, prima di riuscire a fuggire, mentre l'altra, durante la violenza e poco prima di riuscire a scappare, è stata rapinata della borsetta all'interno di effetti personali. Nell'immediatezza non sono state allertate le forze dell'ordine, le due donne si sono presentate in serata e il giorno dopo alla stazione Carabinieri di Tirano per sporgere denuncia, consentendo di dar così avvio alle indagini. I militari dell'arma si sono subito attivati per risalire all'identità dell'uomo. Grazie alla descrizione fornita, alla grande conoscenza del territorio, hanno potuto restringere la cerchia dei sospettati. Si è giunti in tempi strettissimi alla identificazione del presunto aggressore, un 27enne già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti. Trasmessi gli esiti delle indagini alla procura, i carabinieri hanno costantemente sorvegliato e pedinato l'uomo per evitare che potesse mettere in atto altre aggressioni. Nel frattempo il pubblico ministero, titolare del fascicolo, ha richiesto al giudice per indagini preliminari l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Provvedimento firmato nella giornata di ieri e subito eseguito dai carabinieri della stazione di Tirano con il supporto dei colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia. Il 27enne è stato quindi portato nel carcere di Via Caimi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo essere stata diffusa dall'agenzia di stampa TASS, la notizia della morte di Mikhail Gorbaciov ha fatto il giro del mondo. Il padre della perestroica si è spento all'età di 91 anni. È stato l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, artefice con la sua politica della fine della guerra fredda, fu insignito anche nel 90 del Nobel per la pace. Uno dei suoi primi viaggi in Europa occidentale fu in Valtellina, il 15 novembre 1994, giunse nel nostro capoluogo su invito della Banca Popolare di Sondrio, istituto allora guidato dal presidente Annibale Cacciadominioni e dal direttore generale Piero Melazzini. Qui vediamo le foto scattate con lo storico giorno custodite nell'archivio della banca. Agosto va dunque in archivio e presto si potranno tirare le somme della stagione turistica estiva. Per la montagna sono stati mesi decisamente positivi. In Valtellina, segno più per arrivi e presenze, conferme arrivano da Teglio. Un'estate col segno più per la montagna. Le località turistiche sono state raggiunte da migliaia di visitatori. La ricerca di esperienze autentiche, a contatto con la natura, il successo crescente dei prodotti tipici, la fuga dal caldo, tutti elementi che hanno tirato la volata alle aree montane. Conferme arrivano da Teglio, antica capitale della Valtellina, patria dei pizzoccheri.
Bilancio provvisorio di quest'estate a Teglio. L'estate è stata sicuramente positiva, abbiamo ripreso il nostro trend del pre-Covid, per cui siamo tornati sui livelli del 2018-2019 e questo non può che darci enormi soddisfazioni. L'estate è partita bene, dicevo, già il mese di maggio si è lavorato bene, il mese di giugno c'è stata una forte ripresa con dei numeri interessanti, il mese di luglio è proseguito con notevole aumento delle presenze e agosto si è consolidato sui numeri sulle presenze degli anni pre-Covid. La montagna è tornata davvero alla grande, anche perché molte persone fuggivano dal caldo, dal grande caldo della pianura. Gli stranieri? Sì, l'estate è tornata alla grande e, come dicevo, siamo tornati sui numeri degli anni pre-Covid. Gli stranieri stanno tornando, abbiamo avuto già in primavera un bel afflusso che si è consolidato nei mesi di giugno-luglio e adesso anche settembre-ottobre sicuramente ci darà grossa soddisfazione, oltre che con gli amici italiani, anche con gli stranieri. Da questo fine settimana inizia la lunga cavalcata dei weekend che partono col pizzoccaro e poi si prosegue. L'estate non finisce in agosto a Teglio, ma come sappiamo ormai l'estate è il preludio dell'autunno, che non è una seconda estate per Teglio. Infatti già dal prossimo fine settimana inizia il pizzoccaro d'oro, che dà inizio alla rassegna enogastronomica Sapore d'autunno, che si protrae fino alle porte dell'inverno, quindi fino ai primi di dicembre. A Teglio siamo stati bravi già da diversi anni a destagionalizzare il turismo e questa rassegna, i Sapori d'autunno, che inizia appunto il prossimo weekend col pizzoccaro d'oro, ci permette di riempire tutti i locali, tutti i ristoranti, gli alberghi, i bed and breakfast e le affittacamere per tutto l'autunno. Lo sport, vittoria rotonda per la Nuova Sondrio Calcio nel derby con la Colico Derviese, sfida valida per la Coppa Italia di promozione, disputata sul sintetico sondriese. I biancazzurri si sono imposti per 3-1 sotto lo sguardo di tanti tifosi guidati dal gruppo Sasela. Il match si è sbloccato al 34esimo sugli sviluppi di una punizione zampata vincente di Lamia, che ha superato l'assi. Il raddoppio nella ripresa al 71esimo, assist di Busto per Sheriff, la conclusione dell'attaccante biancazzurro è stata ribattuta dal portiere, ma la palla è tornata a Sheriff finendo in rete. In zona Cesarini è arrivato il terzo gol firmato sempre da Sheriff e il suo diagonale ha colpito nel segno. Gli ospiti hanno accorciato le distanze al 95esimo su calcio di rigore trasformato da fall. Per sapere chi passerà il turno bisognerà attendere il 14 settembre, giorno della sfida fra Colico Derviese e Calolzio Corte, formazione quest'ultima che i biancazzurri hanno affrontato sabato scorso in trasferta, partita a reti inviolate. Domenica 4 settembre, la prima di campionato sul sintetico di Sondrio, i ragazzi di Mister Fraschetti affronteranno la Grenta Arcadia, fischio d'inizio alle 15:30. L'unione fa la forza, un concetto che nel mondo del rugby valtellinese è stato trasformato in progetti concreti. Le tre storiche società attive sul territorio procedono insieme. Vediamo. Sondrio, Sondalo e Delebio alleate. La palla ovale unisce. Concetto sottolineato durante la conferenza stampa d'inizio stagione nella clubhouse del rugby Sondrio. Confermato il main sponsor, la valtellinese RF.com. Il momento non è semplice, gli sport di contatto sono quelli che hanno pagato di più le restrizioni legate alla pandemia. Gli atleti tesserati sono 350, meno 22%, persi 100 giocatori. L'altro lato della medaglia è il secondo posto regionale con una media di quasi 2 giocatori ogni 1000 abitanti. E il mini rugby con 165 tesserati ha fatto segnare un più 15% rispetto a 2 anni fa. Le società valtellinesi sono unite. Sì, sicuramente. La continuazione di questo accordo che avevamo proposto e tentato l'anno scorso, secondo me è un risultato positivissimo per lo sport valtellinese. Noi proprio quest'anno abbiamo avuto le notizie, i report dalla federazione sul calo dei giocatori in questi 3 anni di Covid ed è stato drammatico, tipo tra i 17 e i 40 anni abbiamo perso il 40% dei giocatori su tutta la provincia di Sondrio, quindi è veramente grave. Noi, tentando questa nuova via, lavorando insieme, pensiamo di poter risolvere un po' la situazione e dare la possibilità ai valtellinesi di fare uno sport sano e interessante. La prima squadra sarà in Serie C, l'anno scorso ha sfiorato il passaggio, il salto di categoria, le ambizioni per questa stagione? Questa stagione
Vogliamo far crescere i giovani, abbiamo già cominciato l'anno scorso in fine stagione a far giocare moltissimi ragazzi dell'Under 19, quest'anno vogliamo continuare questa attività. Come si integrano le società quando viene poi proposta l'attività agli atleti? Noi abbiamo fatto una scelta del genere già dal primo anno, era che la prima squadra e l'Under 19 veniva gestita dal Sondrio, proprio perché eravamo la società che allora era in Serie B, quindi potevamo farlo, poi abbiamo scelto noi di scendere in Serie C, però facciamo la prima squadra e anche l'Under 19 perché c'è la possibilità di scambiare giocatori tra l'Under 19 e la prima squadra, quindi far crescere immediatamente questi giocatori bravi. Poi l'Under 17 è stata presa dal Delebio, che avevano un buon settore giovanile, e i giocatori di Sondrio Sondalo si allenano, come i giocatori della prima squadra dell'Under 19, si allenano insieme e cambiamo i campi alcune volte. Di solito la maggior parte degli allenamenti li abbiamo fatti a Sondrio, però tantissimi allenamenti sono fatti anche a Sorico oppure qualche volta a Sondalo. L'unica cosa che teniamo separato è il mini rugby, perché per noi l'importante è far crescere tantissimi giocatori, quindi più è diffuso meglio è. Il sogno nel cassetto? Le nostre idee sul futuro in questo campo sono quelle di fare tra un qualche anno due squadre senior e almeno due squadre per livello di giovanile. E ora andiamo in quota, questa settimana vi portiamo in Val Viola, tra rifugi, alpeggi e ghiacciai, o quel che purtroppo ne resta. Appuntamento con itinerari stasera alle 20.20, alle 21.40, sabato alle 19.40, ecco un'anticipazione. Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari. Oggi ci troviamo a Val di Dentro, in Alta Valtellina, ed andremo alla scoperta della Val Viola, che si apre alle mie spalle. Voi venite spesso in queste zone? Sicuramente, spessissimo, ed è fantastico! Qua ci sono tante possibilità. Tantissimi itinerari, basta scegliere in base alle capacità di ciascuno, ma ci sono davvero famiglie, biciclette e noi che camminiamo a passo spedito. Io lo faccio anche per un'ottima causa, linea e far dimagrire mio marito, e vedrete che servirà. È l'ora della polenta? È sempre l'ora della polenta. È più buona sul fuoco. Sì, sì, fuoco e acqua buona sono fondamentali. Con cosa la servite? Spezzatino, salsiccia, formaggio. Mangiamo polenta e poi proseguiamo, magari andiamo ancora più su, vediamo. Lui è il tuo amico? Sì. E come si chiama? Lamp. E che gioco state facendo? Lui qualche volta mi scappa e io devo riprenderlo. È un po' monello. E ti diverti insieme a lui? Sì. Quanto tempo ha? È piccolo? Non so di preciso quanto tempo ha, però è piccolino. Bene, con questo davvero tutto, l'appuntamento anche sul web, con il nostro sito, la nostra web TV, la nostra presenza sui principali social. Vi auguro una buona serata.